Perfetto, attento, diciamo, Trentino, Bolzanino, Meonese. Se qualche stato in acqua che mi dice che sono bicendere, che sono anche veneziano, ma padovano ma dice di no, Un grande autore mi dice che non sono mai, un buon pilota sì, ma un grande autore mi dice che i padovani sono tutti i grandi autori, no? Perciò nessuno mi ha mai detto che sono un grande autore. Okay. Allora Antonio niente, non c'è la patente di... Non sai la patente come James Bond che ti ha permesso di uccidere, allora niente da fare, no? I soldini me li tengo in tasca io, capito Antonio? Okay. Vai di nuovo Antonio. Se mi dai 5.000 euro la patente la prendo subito, Guarda che io sono disposto a pagare anche di più, però lo devi soffrire, capito com'è? Lo devi ammazzare mentre io guardo. No, purtroppo, Anche perché io manderei un tramite. Sì, ma qual è il tuo nemico? Come? No, l'anacleto lì, chi è che vuole uccidere? Un paesano che ha della città lì. Ah, ho capito. Perché ti ha fatto qualche puntura? Mi ha fatto uno sgarro molto pesante. Ah, ok. Se ti ha fatto uno sgarro conoscendoti, deve essere fatto grossa per arrivare a quel punto. lascia perdere, risparmia i soldini, che l'Antonio non c'ha tempo da perdere. Ma c'è ancora qui Fabrizio? Appunto, non c'è tempo da perdere, datemi i soldi. Dagli i soldi che poi lui se la segna. Sì, bravo, no? No, guarda, do l'incarico, se volete, do l'incarico a uno di Rancitelli, del quartiere Rancitelli. No, io ti do metà soldi subito, Metà subito e metà dopo, capito Antonio? Però parlo con te personalmente, dopo chi fa il lavoro non mi interessa, Comunque metà prima e metà dopo. Ma allora te ne avevi parecchi quello lì, Parecchi sì, mi ha fregato, ma parecchi. Purtroppo l'Italia è piena di questi roditori, Arco, come mai che ti sei fatto prendere i soldi? Che tu hai lavorato, hai faticato e poi ti sei sentito dire ma non posso, vedremo, sono passati anni, sto aspettando che muori tu, No, non è che ho aspettato, è sembrato il tribunale, diciamo 10 ditte hanno pesato quel elemento lì, 10 ditte in un colpo, pensa un po'. Ah, buono per i calli allora, ma ce ne sono diversi di quelli lì, Antonio, ma l'aiutino glielo do anch'io, un piccolo contributo lo posso mettere. Va bene, io sono qui, il quartiere Rancitelli è sempre aperto. Ma non so se lo conoscete, ma è un quartiere ad hoc per gli omicidi. Quartiere Rancitelli dove si uccidono tra fratelli? Sì, tra fratelli sì, là si ammazzano. Ma pure rima, Anacleto? Sì, quartiere Rancitelli dove si ammazzano i fratelli, i confratelli. Va bene, comunque Renato, a parte scherzi, che lì c'è stata, ho avuto una truffa di sciaglio in quel posto lì, in quel paesino lì, Una truffa, evidentemente, ho scaricato, ho preso un assegno, tutto quanto, 4 giorni dopo mi arriva dalla banca, guarda qui la signoria, c'è pensato un po', E va bene così, dopo siamo andati in tribunale, tutto quanto, praticamente, sai cosa mi ha detto? Quando ho fatto la denuncia, è uscito dalla caserma di carabinieri prima per altro, e non ho capito con me. L'ha fatto uscire prima di me, mi ha detto stia distante perché sennò magari noi dobbiamo, se lei lo offende, noi dobbiamo testimoniare contro di te, perciò ha mantenuto distante, capito, quando ha fatto la denuncia, pensa un po'. Sì, è un meraviglio perché sono passato anch'io qualche anno fa e diciamo che è andato a finire tutto in pane e acqua come sempre, no? E giustizia italiana, vai Antonio. Sì, ma secondo me avete sbagliato,
tu gli andavi a casa, gli buttavi giù la porta e gliene davi tante, ma tante, ma tante. Antonio, guarda che giuri, è quello che aspettava, quello che aspettava, si è soltanto lasciato le mani, doveva mantenerlo anche dopo, No, è quello che aspettava, giuri. Se è quello che aspettava, allora ancora meglio, glielo facevi dare da qualcun altro. Facile, no? Ma poi si complicano le cose. Ma che non si complica niente, che nessuno parla, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, che qua da noi siamo abituati a farci i cazzi nostri. È facile, devi avere il carattere troppo. Non siamo abituati a quelle cose, loro ci vivono, perciò convivono con queste cose. E le truffe non sono punite. Finocchio urto. Non sono punite adeguatamente. Soltanto se uno ruba una trafuga, diciamo così, rinchiama una truffa di 50 euro. E vabbè, la si prende, e ti fa da qualche migliaio di miserabili da fare. E non concludi niente. Uè, Ricchio! Ma se ti fa una truffa da 1 milione di euro, è la stessa cosa, e va a finire tutto il pane e acqua. Comunque ti posso dire una cosa, io ci sarei andato in galera tranquillamente, ma l'avrei mandato tranquillamente anche sulla sedia a rotelle, eh? Almeno l'ho condannato per una vita intera. Poi ognuno ha il suo carattere, ognuno fa a modo suo, eh. Antonio, guarda che a quel tempo c'era una famiglia e uno noi da difendere, perciò se fosse al giorno d'oggi si fa il pelo contro pelo e tutto quanto, va tutto con me. Meno male che è andata bene così, va. Altrimenti questa è la stata in galera, deve calcarti Antonio. Sì, ma adesso le fanno. All'epoca mi pare che il computer era troppo usato, vero? Adesso le fanno anche col computer le truffe. Per fortuna che non ce l'ho. Comunque guarda che è praticamente, quando faccio il processo. E pensa un po' che il processo è stato rinviato perché tutti i dieci diciamo, accusatori si sono ritirati perché non c'è niente a nome su quello lì, non c'era niente. Il processo è stato annullato, l'hanno fatto un altro, dopo che tutti quanti si sono ritirati perché mi hanno detto benissimo, lei se non si trova un avvocato rinuncia a fare rivalsa del capitale praticamente. Cosa ha fatto? Ha fatto un processo unico dopo ha fatto un processo unico, diciamo di 8, ce ne ha fatto uno. E con i soldi del materiale che hanno recuperato, hanno pagato i debiti, le spese del tribunale praticamente, perché lui non c'era niente. E gli avvocati, era lui e il suo avvocato da stare adesso, pensa un po'. Ma te sei rimasto di pagare il tuo di avvocato, alla fine sei rimesso doppiamente, sei rimesso, hai dovuto pagarti pure l'avvocato. Ma per fortuna che l'avvocato ha preso solo lì, diciamo, una volta e basta, poi mi sono sempre fermato. E ho avuto le spese di viaggio, le spese di dopo tutto il materiale che ho perso e il tempo che ho perso andare avanti e indietro a fare denuncia, mica denuncia, no, a presentarmi l'avvocato. No, vai 95, vai Antonio. Ti dico, vieni. Vai. Che pensa un po'? Sì, ma lascia qualcosa, dai. Fine lì, oltre che all'inganno c'è pure la testa alla fine, perciò quello non ha perso niente e tu hai perso quello che devi perdere, in più ci hai perso altro,
Così purtroppo, è il sistema italiano che non funziona. Vabbè, dai, ti saluto, buon pranzo, ci sentiamo più tardi. Ciao, Renato, ciao, sì, tutto il sistema sbagliatissimo, capito con me? Sistema sbagliatissimo, perché a lui, che non c'è niente, è andato l'avvocato di Pizzo, L'avvocato di Pizzo, diciamo, era il suo intimo amico, e stavamo facendo il tutto assieme, pensa un po'. Lui fa le truffe, l'avvocato le organizza, il suo avvocato organizza le truffe, organizza l'avvocato, il suo avvocato organizza le truffe, lui le esegue, no? e le firma, diciamo, no? E poi si spartiscono i soldi, pensa un po', e il tribunale praticamente viene difeso proprio dal suo avvocato, pensa un po', e viene pagato. Assurda, ma vera, ti credo, purtroppo è un sistema che insomma va avanti ormai da anni, ecco, e pertanto se non mettono mano, ma guarda, è per me cambiare il sistema come adotterei io, anziché aprire altre galere, dovrebbero chiudere quelle che ci sono in più, ne basterebbero poche di galere a mettere dentro quelli che veramente devono fare gli anni, perché per quelle cose lì praticamente non gli fa niente, alla fine è tutta una spesa e basta, uno che rimane truffato rimane e non ha nessuna soddisfazione, anzi se vai a fare la denuncia si va pure a perdere ancora. Hai detto bene perché guarda, non dovrei neanche dire, ma te lo dico, guarda. Quando sono andato a fare la denuncia, praticamente, no? Quel signore che ha preso la denuncia, che hai già capito chi è, no? Si è permesso di dirmi, signore, a sette abbiamo della buona acqua qui, della buona acqua, mi ha dato un bicchiere di plastica, ma non ha portato bere, e poi ha messo un bicchiere da una parte, no? Sai perché? Per prendere in ponte dei vitali miei, ecco. Le mie impronte digitali, sapete, capito come? Non le impronte di quell'altro, le mie. Pensa un po' dove siamo arrivati. Perché ha visto che era incazzato, ha detto questo qua è una fatta sospetta, andiamo un po' a verificare poi chi è. Si è presentato con un po' di rabbia. Sì. Capito come? Aveva pensato, se questo qua fa lo stronzo, abbiamo il suo impronte, lo becchiamo subito, capito com'è? Perciò è meglio che le prendiamo subito le impronte e così siamo tranquilli. Ha capito come difendeva la parte resa? Va bene così. No, guarda, ci viene la rabbia e basta. Dobbiamo solo sperare di non inciamparci dentro, ecco, perché se inciampi da pur sicuro è ormai assodato che non hai nessuna soddisfazione, pertanto dobbiamo cercare di non prendere la fregatura, perché alla fine sai come va a finire, no? Ormai la miseria, è proprio vero, guarda. Se non hai niente da rimetterci, dobbiamo fare come ha detto l'Antonio lì, andiamo a trovare a casa. Renato, il discorso è però, se non c'è niente da rimettere, posso anche farlo, capito come? E allora non ti fanno neanche niente, capito come? Non ti fanno neanche niente se non c'è niente da rimetterci. Ma se uno c'ha soltanto poca roba, diciamo, che è molto macro, che sia. C'ha soltanto poca roba da rimetterci ti deve pazienza di andare via. Sì, vabbè, non ne diciamo altro, dai, non ho capito, perciò non cambia niente, noi ne parliamo, ma ecco, spero che quelli che ascoltano, che non prendano fregature, sennò sono cazzi loro. Esatto, ascolta di cogni, ecco le cogni di cogni, che le messe che stanno occupata, è sparito dopo le cose che l'hanno ritrovata, perché è logico che l'hanno ritrovata, no? Però prima rimane sotto sequestro, dopo quando viene disequestrata ed è consumata, la fanno sparire praticamente, se qualcuno se la divide tra di loro, capito, con me, anche lì è un'altra maniera.
Sì, sì, è a finire che sparisce poi, non è che riesci poi a recuperare, almeno di recuperare, nonostante aver avuto le spese del via, vai, eccetera, eccetera, non riesci più nemmeno a recuperare la merce. Fortunato che se ne riceve una parte, ma adesso dipende poi da che merce è, che merce è. È appetibile, è ovvio che sparisce, sparisce nel nulla. E pertanto, tutto in aria, ti resta solo dentro la rabbia. Esatto, la rabbia, dopo ricordo, dai, ricordo degli episodi ostiativi, deludenti, di gente che ti guarda, per fare capire se diciamo delle analisi, per far capire la tua persona, ma far capire perché dei clienti, di tutto praticamente. Dici, ma dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Dove sono capitato? Dove sono? Cioè, come si può andare avanti, tu pensi, capito? Comunque fai niente così, dai. Passata, dimenticata, cioè dimenticata, no, però lì non ti sono, non dimentichi mai per tutti quei scherzi lì, non dimentichi che ti servono come esempio e è un tipo che non si faceva mai così, Ah, lo credo. Credo, è un ricordo infelice e che non si cancella mai, sicuramente. Purtroppo così, questo perché non funziona e hanno convenienza che vada così e vanno avanti così, no? È proprio vero, E vedo se spiegano tutta Italia, tutta Italia, non solo là, perché poi dopo diciamo che da là vengono anche qua e poi da qua vanno là, insomma, parlo dell'Italia intera, escludendo qualche piccola zona qui del nord, ma piccolissima, che succede raramente, e dopo in altri posti succede più spesso. Comunque il sistema non funziona tutto lì, ecco, e se cerchi di farlo funzionare ti mettono i bastoni tra le ruote, te la capì? Sì. Se cerchi di far funzionare il sistema, dico, ma sei pazzo, non si può fare cose simili, capito come? Non si può, ti danno per pazzo, sai, capito? Che cerchi di far funzionare il sistema nella maniera giusta, gli dicono che pazzo è impossibile, capito come? Purtroppo è così, vabbè. Va bene. Io prendo con un po' di filosofia, almeno io personalmente me la posso prendere con filosofia, però se fosse un altro diciamo che è messo male. Quello lì sarebbe la goccia del vaso, la famosa goccia del vaso che lo fa travasare, capito come? Va bene. E si va a fare così è l'ambiente, però guarda, una delusione totale, e anche diciamo i nostri grandi capi lì fanno sempre più storia invece che prendere per la storia, purtroppo è così, non c'è niente da fare. Bravo, cerchiamo di andare avanti, Hai già parlato Renato? No, sto aspettando che tra poco sono molto vado, ma per concludere ti capisco perché non ci sono passato io direttamente, non ho un familiare e pertanto so come vanno finite le cose lì, finiscono sempre male, pertanto se diciamo la cosa hanno interesse a farla andare così perché c'è un introito per tante persone, no? Lì hanno un introito con questo sistema. Se dovessero andare bene le cose, l'introito si dimezza oppure svanisce. E pertanto che prevale è quando si guadagna, no? Come si guadagna in quelle cose lì? Sulle ingiustizie. Invece sulla giustizia sono minori i guadagni, sono maggiori se le cose vanno storte, perché mangiano dentro in tanti, no? Ti vuoi fare. Gli italiani sono fatti così, ecco. Diciamo che gli italiani in quel campo non hanno niente da imparare, sei convinto o no? Certo, Sergio! Renato! Sono convinto, sì, pensa un po' quanto mancano gli avvocati, tribunali, carabinieri, forze dell'ordine, tutto una catena che si sposta praticamente. E se non ci fosse della lavori, anche loro non fanno niente, capito come? E invece questa partita di fare tanto, lui non fa niente.
che magari non vuoi dirlo, ma penso quasi quasi, penso che mangi lo sieme, capito come? Per la gente lì, capito? Non volevo dirlo, ma se no le prove, capito come? Purtroppo se no le prove. Va bene, dai. Sì. Così è il mondo, non c'è niente da fare. Va bene, c'è qualcuno che vuole entrare? Scusate, buongiorno Nesrito, scusa, sono preoccupato. Ho telefonato alla TNT, mi hanno detto che alle 8:15 stamani mattina Flavio ha ricevuto il pacchetto che io gli ho inviato con la protesi di dentaria del Trichico. Ecco, è 12:15 e non ho ancora sentito il Flavio. Non sei mia nulla? Io. Io il Flavio in questo momento sta mangiando alla faccia tua, gladiatore, perché lui in questo momento è a pranzo. Siamo sentiti ieri in Orenzio, appunto, andava a un bel pranzo, ecco. Non posso dirti di più, sicuramente non sta sfruttando quella ventiera che dici tu, perché se gliel'hai mandata gli sarà arrivata e sarà lì depositata in posta, capito mi hai? Ah sì, ciao Renato, carissimo Anacrito, buongiorno anche a te. No, è alle 8:15, mi hanno detto che è stata fatta la consegna, meno che io non sia partito molto presto, ma io a me mi dispiace perché se si fosse messa quella dentiera che gli ho fatto fare Marianna Ganè, una dentiera di Trichico, mamma mia, con due canini alla Dracula. E pazienza, non si vede molto cosa dire. Fate pure il qualsevo. Ci sentiamo. Non preoccupatevi, penso a tutti. Sì, ma secondo mio, Lucchese, posso dire la mia? Dilla, c'ho le spalle larghe, dimmi tutto. Quasi mi vergogno di dirla, però, conoscendo la persona, conoscendo le tue preferenze, non so che tipo di dire. No. Mi immagino già che tipo di ventiva, ma l'importante è che io ti dica che è stata di istruzione, non è che quella ventiva è davanti in bocca la pezza di dietro, chiaro, tu ti sei mandato? No, non cominciamo a fare delle divergenze. Ecco, se ti puoi esprimere in lingua italiana, se diresti, avresti pensato che io gli mandavo una dentiera da inserirsi nell'orefizio. No, nell'orefizio non si può mettere quel tipo di dentiera lì, caro Anacleto. Guarda, quella dentiera, se ti scherzi, quella dentiera che io gli ho mandato è la dentiera unica. Ti pensa che quando lui chiude la bocca si riapre da sola, perché il mio amico sardo ci ha fatto una molla particolare. Non fatica niente a masticare, Flavio. Lui come chiude la bocca si riapre automaticamente da sola. Tutto lì. Comunque le istruzioni ci vogliono.
dopo lui non ci crede quello che dice il Lucchese, perché sicuramente non va a spendere soldi così la vanvera, per fare un regalo a un amico. Sicuramente ha utilizzato quella del nonno, l'ha rimessa nuovo e poi a lui non ci saremo neanche noi. Esatto, bravo Renato.